Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog! Lo so, erano circa 2 settimane e mezzo, 3 che non caricavo video, ma perché ho avuto molto da fare per voi. Infatti, fra poco uscirà un bel prodotto. E no, non è la cosa che state pensando tutti quanti, ma una cosa che forse vi piacerà ancora di più perché è fatta meglio. E già, il mio primo cortometraggio. Sofì, parla del primo cortometraggio. Vi potrà sembrare strana come idea, ma il nostro cortometraggio parla delle scale. Delle scale. Le scale inteso come una paura delle scale. Cosa? Una tizia che ha paura delle scale. Non c'è Ok. una vera trama, è per questo che è bello. Vabbè, il tema principale sono le scale, come avete potuto ben capire. Manca veramente poca roba. Abbiamo praticamente finito, sono in fase di montaggio di color correction musiche che sta facendo lei. Le Non mi musiche giudicate per questo. sono quasi tutte quante sue, quindi brava Sofi. E comunque il cortometraggio uscirà venerdì o sabato prossimo, tipo il 5, il 4, il 5. Comunque quei giorni là lo faccio uscire. Uscirà un trailer prima e un altro video che voglio veramente fare, spero di riuscirlo a fare perché poi parto. E i 5 canali del progetto Exhibions, che se non sapete che cos'è, in poche parole, ogni canale che partecipa a questo progetto deve elencare 5 canali che gli piacciono e che vuole sponsorizzare. Io voglio aderire a questo progetto perché comunque è un'idea veramente bella. Però appena c'ho il tempo, finito questo cortometraggio, farò questo video qui. Il trailer uscirà, credo, lunedì, quando sarà. E poi subito dopo pochi giorni, uscirà il cortometraggio in sé. Quindi ragazzi, come l'anno scorso, se i videogiochi fossero reali, vedetevi questo prodotto. Sarà veramente carino. È un'idea bella, filmato bene, sono soddisfatto e anche lei è soddisfatta, vero? Pollice in su. Ma che fine ha fatto 3 Days Alone? 3 Days Alone, che fine ha fatto? Ha avuto i suoi problemi. Ha avuto i suoi problemi, ha avuto grandi piogge, ha avuto impegni, operazioni tipo cambiarsi parti del corpo. No, veramente, non sto scherzando, ci sono state pure operazioni in mezzo. Ha avuto tanti contrattempi e impegni altrui che ovviamente vanno rispettati. E poi il fatto è che Leo è partito. Infatti non è più a Roma, cioè non è che si è trasferito, è partito per vacanze e anche per impegni importanti, più importanti di 3 Days Alone. Quindi mi dispiace ragazzi, ma era tutto pianificato, abbiamo iniziato con le riprese, ma poi è tutto Ho imparato finito. anche i copioni. Sì, lei doveva recitare, lei era la seconda protagonista. Ma quindi tipo è crollato il progetto, ma per contrattempi e io mi sono quasi tagliato le vene. No, ragazzi, questo corto è veramente una figata. Anche se questo vlog è tipo estremamente noioso, perché boh, non lo so. Perché ci Comunque, sono io! sì, esatto. Il backstage, se uscirà, ma credo un po' di sì, uscirà insieme al Sì, certo corto. che uscirà, dai. Beh, non c'è molto, c'è Ma come no? Abbiamo tanta cazzeggiato roba. talmente tanto. Vabbè, sì. Poi la colonna sonora è fatta con un quartetto vero, quindi registrato tutto al vivo, anche con un pianoforte, che abbiamo appena finito di registrare tipo un'oretta fa, che è la parte del pianoforte. Va bene, meno male. Quindi ragazzi, io vi saluto e vi faccio anche degli auguri per buone vacanze. Io, tanto per farvelo sapere, vado a Oxford a fare il classico corso di cinema dell'anno scorso. Ciò mi darà la possibilità di anche fare un po' di foto, fare qualche video e poi farvelo in un bel vlog. E ragazzi, buona estate a tutti quanti. Assicuratevi di vedere il cortometraggio, l'ennesima volta che lo ripeto, sta per uscire. Grazie di tutto sempre. E siamo arrivati a 500. Yeah. Ciao! Addio!